E sulla democratizzazione dell'accesso in genere all'innovazione, in particolare all'intelligenza artificiale, abbiamo un intervento di Franco Spicciariello, che è Director Public Policy Italy and East Europe Division di Amazon Web Services. Benvenuto Franco Spicciariello, ti invito sul palco. Grazie. Allora, come e perché democratizzare l'accesso all'innovazione? A te il palco. Diciamo che il 2023 probabilmente ce lo ricorderemo tra un po' di anni come ci ricordiamo il 1995, quando di fatto nacque Internet come la conosciamo oggi. È un po' un anno veramente che fa il cosiddetto turning point, il momento in cui le cose stanno cambiando completamente, anche se forse sono giorni questi in cui stiamo vivendo quello che gli americani chiamano un po' di hype, cioè si sta dando un'enorme visibilità a un qualcosa di cui di fatto sappiamo, ma ancora fino a un certo punto. Cosa si intende quindi per responsible AI? Quale salvaguardie possiamo mettere in atto per identificare tutti i bias che ci possono essere alle spalle dell'intelligenza artificiale e del suo uso, l'accuratezza dei dati, la privacy, tutte le distorsioni che possono derivare dai datasets che vengono usati. Ma c'è un altro punto, però su cui teniamo molto a voler sviluppare, che è quello della democratizzazione dell'accesso a quella che appunto si chiama oggi Generative AI. La democratizzazione dell'accesso alla tecnologia è una cosa che AWS porta avanti ormai da quasi 20 anni, avendo di fatto inventato il cloud computing che consente l'accesso quindi a un certo tipo di tecnologia senza dover effettuare enormi investimenti dal punto di vista tecnologico. Immaginate le famose sale server delle aziende e tutto quanto. Il cloud oggi permette di bypassare tutto questo tipo di problemi, dando l'accesso al più alto livello di tecnologia nel modo più sicuro possibile. Ma quando si va a parlare di artificial intelligence e machine learning, parliamo di modelli estremamente complessi che possono comprendere veramente centinaia di miliardi di parametri. Quello che stiamo cercando di fare da molti anni è proprio quello di mettere a disposizione, e oggi abbiamo oltre 100.000 clienti tra aziende e sviluppatori di ogni dimensione e settore che hanno accesso a questo tipo di strumenti. Ma vogliamo portarli principalmente alle start-up, alle aziende più piccole, alle aziende che possono sperimentare, quindi uscire da quello che è il mondo delle grandi aziende tecnologiche o che usano la tecnologia e che hanno il più facile accesso ai capitali. Quello che noi possiamo mettere a disposizione è una serie di set che permettano, per esempio, di non dover reinventare la ruota continuamente e mettere a disposizione i training di base per poi dare la possibilità all'azienda che vuole provare, sperimentare, sviluppare di partire da una base già esistente per poi andare a differenziarsi e valorizzare i propri dati da questo punto di vista. Siamo però di fronte a tre grandi problematiche dal nostro punto di vista per avere questo accesso democratizzato alla Generative AI. Innanzitutto sulle applicazioni pratiche. Al di là del lavoro che stanno facendo aziende come Amazon Web Services, come le altre, quello, siamo convinti che sia la startup community che sarà la vera forza trainante per questo tipo di innovazioni. Grazie al cloud tutto un mondo di startup è nato, mi vengono in mente le Uber, le Airbnb, non avrebbe potuto svilupparsi 30 anni fa con il livello tecnologico che avevamo prima. Lo stesso avverrà, siamo convinti, con le start-up oggi con l'intelligenza artificiale. Per questo abbiamo messo in piedi un sistema che si chiama AWS Generative AI Accelerator e funge proprio da catalizzatore, aiutando le aziende più promettenti a far decollare le loro idee. Secondo punto, secondo divario che ci troviamo di fronte, è quello dell'accesso al free coding. Un'area in cui l'AI crescerà in maniera esponenziale è quella del coding. Oggi gli sviluppatori passano gran parte del proprio tempo a scrivere di fatto un codice piuttosto semplice e indifferenziato. Arrivata l'AI, cosa hanno iniziato a fare? Hanno iniziato a modificare soltanto piccoli frammenti di codice che vengono trovati sul web, che vengono elaborati dai primi strumenti che si sono trovati, che sono disponibili di intelligenza artificiale. Questo però può portare di fatto a copiare inavvertitamente parti che non funzionano oppure che sono protette da copyright, un altro dei problemi enormi che ci si trova ad affrontare con lo sviluppo di questi sistemi generativi AI. Terzo, lo dicevo prima, l'accesso al cloud necessario. Farlo crescere sempre di più. Lo sviluppo di questi nuovi sistemi comporta un'enorme necessità di calcolo e questo comporta anche una maggior carbon footprint. Ecco, l'utilizzo del cloud computing consente una riduzione fino all'80% della carbon footprint di un'azienda. Altro punto che è veramente fondamentale: per democratizzare l'accesso all'artificial intelligence c'è poi bisogno di colmare il digital divide. La Commissione europea ha stabilito degli obiettivi estremamente ambiziosi nel digital decade. Dobbiamo sviluppare 20 milioni di specialisti di ICT, almeno l'80% dei cittadini avrà competenze digitali di base, ma questo non basta. Mancano ancora le infrastrutture. Speriamo che nel 2030 la connettività gigabit sia disponibile e il 5G sarà ovunque. Il 75% delle aziende dell'UE sfrutterà cloud AI e big data.
ma se andiamo a vedere dove siamo messi nel DESI, siamo in zona retrocessione. E per il 2030 il 100% dei servizi pubblici chiave sarà disponibile online per cittadini e imprese. E poi dobbiamo pensare all'impatto che tutto questo può avere sulla nostra economia, considerando che dagli anni 80 l'ICT è stata responsabile di un quarto della crescita economica complessiva. Ultimo, Digital Skills, ne abbiamo parlato, vado sul finale che è la parte relativa alla regolamentazione. È un problema di cui tutti si stanno preoccupando, come regolamentare l'AI. Necessario proteggere i diritti civili, ma non mettere blocchi all'innovazione, all'applicazione pratica della tecnologia. Vorrebbe dire veramente mettere un blocco in mezzo alle ruote di un continente che altrimenti rischia di trovarsi anni indietro rispetto ad altri paesi che da una parte possono essere partner, dall'altra stanno diventando dei forti competitor strategici, e questa è una cosa che in Europa e in Italia non possiamo in alcun modo permetterci. Grazie.